Stiamo arrivando, sto per contattare il cavalier Pasquarella. Pronti, eccoci qua. Buongiorno. Buongiorno, apriamo i microfoni, siamo finalmente in diretta con il cavalier Pasquarella. Sono felice di poterti ospitare perché tu stai per affrontare un evento molto importante. Intanto parliamo di te. Tu sei il presidente dell'Associazione Vetrinisti e Visual Europei, sei uno scrittore, scrivi su diverse testate, sei un maestro d'arte, sei un insegnante di visual merchandising, di vetrinistica. Allora, parlaci di te. Allora, innanzitutto io do il benvenuto, do il buongiorno a tutti coloro che ci stanno diciamo, ascoltando. Sognare si può, a te Ivana Possi che sei una bravissima conduttrice radiofonica, insomma sei stupenda in tutti i tuoi collegamenti che fai quasi giornalmente, quindi brava, brava, brava. Grazie, Beh, grazie. Intanto voglio portarti i saluti dei nostri ascoltatori, in particolare del maestro Doriano Missora, che si è collegato e che ti manda i suoi saluti. ah, buongiorno maestro Mistora e buongiorno a tutti coloro che ci stanno seguendo e che si stanno collegando adesso al programma Sognare si può. Ti interrompo ancora un attimo perché anche Laura Mosca si è collegata, tu la conosci molto bene, quindi Assolutamente, ciao buonasera. anche Laura, ciao, ciao, buongiorno. Buongiorno, torniamo a te, torniamo a tutte le tue numerosissime attività e in particolare diciamo un occhio di riguardo a questo evento che sta arrivando il 19 settembre, vuoi parlarcene? Subito. Allora, innanzitutto l'evento è giunto alla quinta edizione, l'evento dedicato alla vetrinistica e al visual merchandising. Quindi è un evento che è arrivato alla quinta edizione, come dicevo, ma soprattutto quest'anno la location che fino all'anno scorso è stata tenuta, diciamo, nel Palazzo Reale, sempre patrocinato dal Comune di Milano per 4 anni, quest'anno anche, aggiungo. Quest'anno però la location è diversa, è una location di tutto rispetto, è una location che risale al Settecento, stiamo parlando del Palazzo Cusani, palazzo della sede dell'esercito italiano della Lombardia, ma soprattutto istituzionale per quanto riguarda il palazzo istituzionale della NATO. In effetti in questo palazzo ci sono stati incontri come Obama, Mattarella e tanti tanti politici a livello nazionale e internazionale. È un palazzo quindi del Settecento, è un palazzo dove ci sono stati Cusani ed è in zona Brera, ne approfitto. Ecco, è una Assolutamente location assolutamente di grande prestigio. Vogliamo ricordare il nome dell'evento? Perché sì. Sì, questo. Window Display nel mondo, che quest'anno è la quinta edizione. Perfetto, così lo ricordiamo un pochino. Senti, Certo. questo evento, appunto la quinta edizione, e quest'anno diciamo è un'edizione particolare perché tu non hai voluto mollare, però noi arriviamo da un periodo che è stato complicato, no? Certo, Parliamo. assolutamente sì. Lo è ancora perché poi io dico sempre con chi mi vado ad interfacciare, basta poco per tenere basso i contagi. Cioè utilizzare le cose che si fanno sempre, in questo caso che ne so, utilizzare la mascherina nel rispetto, il distanziamento tra persone, la
lavarsi le mani, quindi con il gel, adoperare il gel, non fare assembramenti, e tutte queste cose ci portano ad essere, secondo me, molto responsabili. Sicuramente quest'anno, anche nell'edizione che faremo di Window Display nel mondo, a Palazzo Cusani, sicuramente a confronto degli altri anni avremo il distanziamento tra persone, mentre l'anno scorso avevamo 200 posti a sedere, quest'anno ne avremo di meno, però tutti messi in sicurezza, quindi questo ci tengo già a ribadire, anche perché siamo comunque sotto evento Ivana, quindi di conseguenza già abbiamo rimandato, questa è la terza volta, non vogliamo più rimandare niente perché oramai siamo arrivati, siamo all'arrivo. Bisogna saper essere, diciamo, bravi nell'affrontare l'evenienza, ma soprattutto bisogna essere bravi noi che comunque ci mettiamo in gioco giornalmente per le strade di tutta, per le strade nostre, dei nostri paesi, delle nostre città, diciamo, quindi tenendo alta la situazione. Assolutamente, quindi è stato più complesso, lo è, organizzare un evento di questa portata, no? In cui ci sono ospiti di altissimo livello, dove non deve mancare il pubblico, però con la massima sicurezza. Quindi immagino che il tuo impegno sia enorme in questo. Assolutamente sì, perché stiamo mettendo tutti in sicurezza, tutto e arriveremo a fornire fino addirittura anche le mascherine. Quindi stiamo pensando a tutto perché debba essere una giornata bellissima per tutti i nostri soci, vetrinisti, visual, le aziende che parteciperanno e tutti coloro che comunque verranno per incontrarsi e confrontarsi dopo un anno di fatiche, ma soprattutto di pandemia, perché questa pandemia ci ha dato nei tre mesi riscontri e di chiusura nelle nostre case, ci ha portato, penso, alle riflessioni di tante cose, no? Perché comunque ci sono state tante aziende che comunque hanno purtroppo abbassato la serranda. Sì, è stato un momento duro, effettivamente. È stato messo a duro perché magari nei tre mesi, nella posizione dove si trovavano, nella città importante, lontano in un paese che costano, diciamo, gli affitti minori di una città che può essere, che ne so, una via Condotti, oppure che ne so, via Roma a Torino, via Monte Napoleone a Milano e tante altre vie importanti, e quindi di conseguenza uno, quando non riesce ad attemperare a quelle fatiche, a quelle spese giornaliere, a quelle spese mensili, più è grande l'azienda, più ci sono le competenze da assolvere, no? Quindi di conseguenza tante aziende, brand grossi hanno usato la parola licenziare, hanno usato la parola eliminare l'azienda, quindi abbiamo avuto, e poi ci sono stati il calo di, a livello proprio anche del nostro settore, a parte che è la pandemia, quando è pandemia è a livello mondiale, sì, esatto, quindi parliamo di problemi, non è soltanto l'Italia, perché se no sarebbe un fenomeno italiano, ma quando è pandemia significa che una pandemia è a livello internazionale, che colpisce tutte le nazioni, chi di più chi di meno, però colpisce tutte le nazioni, quindi di conseguenza c'è stata questa pandemia, ma soprattutto quindi ha colpito tutti i settori, dal settore abbigliamento al settore calzaturificio, casalingo, gli alberghi, ristoratori, fabbriche, cioè hanno toccato tutto, sono stati messi tutti in ginocchio. E questo sicuramente, però anche il nostro settore è rimasto, perché noi siamo un settore, è vero, siamo vetrinisti,
tanti ci conoscono perché magari dice, ma noi facciamo le vetrine per gli abbigliamento, per le calzature, ma noi non facciamo solo quello, perché noi facciamo le fiere, noi facciamo gli showroom, noi presentiamo le collezioni, quindi noi allestiamo e collaboriamo con tutti i settori merceologici. Certo. Quindi vedersi abbattere la fiera del mobile, la fiera della moda, un Pitti di Firenze e tanti altri settori merceologici che comunque hanno risentito, significa perdita di lavoro. Certo. Anche perché se tutto va bene si riprenderà nel 2021. Esatto, tutte le fiere. Esatto, quindi è un quindi bel colpo. Fino a quel punto gli steward, l'hostess, che sono le figure già un interprete che è legato comunque nel mondo della fiera, la modella, il fotografo, il vetrinista, il visual, lo stendista, cioè ci sono figure che comunque giornalmente lavorano con le fiere, per non parlare di tutti i pubblicitari, di quello che fa magari la scritta, quello che fa comunque, usa il polistirolo per mettere nello stand, cioè è stata una batosta per tutti quanti. Sicuramente io dico una cosa, Ivana, mi rivolgo anche a tutti gli italiani che ci stanno attualmente, in questo istante ci stanno seguendo. Bisogna fare rete, bisogna rimanere forti, bisogna credere nel futuro competenze da unire con tutti quanti per cercare di andare avanti e naturalmente quindi facendo rete noi riusciamo sicuramente a rialzarci piano piano perché la forza è fatta da solo e poca, perché tu ti senti scoraggiato perché in quell'istante ti manca magari il lavoro, ti manca quello che perdi, no? Che hai visto perderti in questi mesi di chiusura, senza lavorare, senza avere un'entrata, ma hai avuto delle uscite. Allora tante situazioni che uno si vede. Però se uno fa collaborazioni insieme, si mette insieme, collabora, fa rete, allora secondo me può essere un modo vincente per sopperire il momento importante che stiamo vivendo. Assolutamente. Senti, allora, a parte ritorneremo su questo evento dando l'appuntamento al 19 di settembre, che è la data. Il 9 di settembre, la mattina, tanti ospiti, concorsi vetrina, premiati, maestri nuovi. Abbiamo introdotto anche, aggiungo, per il wedding event da quest'anno, quindi tutti gli eventi premiati, le più belle vetrine di eventi che si sono messi in gioco. Naturalmente sono quelli che l'hanno realizzato prima della chiusura, si intende, perché giustamente poi non ci sono stati momenti. Poi avremo gli ospiti d'eccellenza, premieremo la vetrina internazionale, premieremo ancora per lo stilismo, il giornalismo, insomma tante cose importanti. Avremo anche addirittura anche un premio speciale per le benemerenze, avremo un premio speciale per la memoria di un nostro amico vetrinista che comunque ci ha lasciato lo scorso anno e quest'anno lo ricordiamo nell'evento, quindi sarà consegnato questo premio ai genitori. Questo è, ci tengo già ad anticiparlo. Una serie insomma di piccoli eventi nell'evento, no? Delle novità. Senti, ma voglio parlare un attimo di te prima di lasciarci. Tu sei un maestro d'arte, dicevamo, scrivi su diverse testate, sei un insegnante di visual. Come sei arrivata? Raccontaci brevemente le tue esperienze, insomma, che sono tantissime. Adesso sei
presidente dell'Associazione Vetrinisti and Visual Europei, per questo hai questa incombenza così importante che è quella di organizzare questo grande evento, oltre a molte altre, ovviamente. Beh, la mia professione nasce circa 30-35 anni fa. Ho fatto l'istituto d'arte, da lì ho incominciato a muovere passi anche sotto altri aspetti. Sono stato poi a Roma, dove ho frequentato l'Accademia Vetrinistica, e da lì, diciamo, ho incominciato proprio a spaziare facendo allestimenti su tutto il territorio italiano. Però poi piano piano, insomma, a parte che ho lavorato per tante aziende bellissime della moda, quindi di conseguenza, ma piano piano, diciamo, ho incominciato ad espandere la mia professionalità, ma la mia professione a livello, diciamo, nazionale, ma anche ad esportarla anche fuori. Tant'è vero che io sono stato in Russia, sono stato in Siberia e poi ho avuto un corso anche in Turchia. Quindi avere queste È una competenze, responsabilità la tua. certo, è una grande responsabilità. Ma durante tutti questi anni, come dicevi tu, io ho dato lustro, diciamo, a quello che è la mia professione e alla professione del vetrinista, da quando sono anche presidente di questo il secondo mandato che ho ricevuto, ma sto portando, perché credo, diciamo, in quello che io faccio, ci metto l'estro, ma ci metto l'amore, ci metto la passione, ma ci metto addirittura la consapevolezza di essere una persona semplice, di dare consigli, perché il nostro è una professione che comunque sì, ha bisogno sicuramente di soldi, perché io sento tanti colleghi che dicono: ah, io non, per quella cifra non vado a fare la vetrina, eccetera, eccetera. Ma sicuramente l'importo, l'impegno, diciamo, monetario sicuramente ci deve stare, però ci deve stare, secondo me, prima il fare, prima l'innamorarsi del nostro lavoro, per poi essere un complemento della moneta, perché non deve essere soltanto moneta, perché tante volte si sente dire: no, ma no, per quella cifra non vado, se non mi danno quella cifra non vado, quindi è sbagliato. E quindi io in questi miei innumerevoli anni ho amato la mia professione, e quindi l'ho sempre portato nell'insegnamento, nei corsi di formazione, nelle varie situazioni che comunque si vanno a creare, come relatore, come in qualsiasi situazione che comunque ci possiamo trovare davanti, perché comunque formare delle persone, in corsi privati o pubblici che si siano, sicuramente è una grande responsabilità per noi e soprattutto per me, Ma perché. certamente, io dico sempre che tutto ciò che si fa va fatto con grandissima passione, perché Certo. poi si trasmette a coloro, che ci stanno intorno. Nel tuo caso, sono i tuoi allievi, no? Voglio sapere. Certo. E comunque il vostro mestiere non è semplicemente allestire una vetrina, ma è aiutare chi ha un'attività a aumentare il proprio business anche attraverso l'immagine, perché è fondamentale oggigiorno. In effetti, ultimamente c'è molta più richiesta anche, per esempio, oltre per la vetrinistica, quindi per i vetrinisti e i visual, ma ci sta anche richiesta per le tecniche di vendita, perché Certo. comunque tanti vogliono sapere come interfacciarsi. Tante aziende
contattano anche me personalmente per tenere corsi di tecniche di vendita e quindi sapersi approcciare, sapersi mettere in gioco di fronte al cliente che viene nel punto vendita, quindi di conseguenza tutto ciò che comunque è la bellezza dell'apertura di un negozio al futuro cliente, alla fidelizzazione, a tutto quello che comunque ci può essere dietro una figura che comunque ti deve dare sicurezza, ti deve dare, deve saper consigliare, ma senza strafare, senza esagerare, con la giusta empatia, con la giusta con il giusto dosaggio di tutto quello che comunque ci possiamo aspettare quando andiamo a fare un acquisto. Assolutamente. Ti interrompo per mandare un saluto grandissimo ad Antonio Romeo, che ci manda a sua volta un saluto e che è stato ospite qui da noi. Poi voglio salutare Franco Penazzo, voglio salutare Livio Galanello, Bruno Tucci, Gennaro Lobasso, Gian Piero Odero, Claudio Granata, Simone Ostatero e tutti gli altri che ci stanno ascoltando e tutti coloro che ci ascolteranno in podcast, quindi in un secondo momento. Senti, dobbiamo salutarci. Riepilogando, vorrei intanto ringraziarti per la nostra chiacchierata, per tutto ciò che tu stai facendo comunque con questo entusiasmo per la ripartenza e voglio invitarti a segnalare ai nostri ascoltatori dove trovarvi, quindi esiste una pagina per... Certo, assolutamente sì. Ci possono trovare sulla pagina dei Vetrinisti e Visual Europei, sì. Quindi questa è la pagina Facebook, oppure la pagina internet vetrinistevisualeuropei.eu, e i contatti telefonici li troviamo direttamente sul sito, sui siti, siamo presenti su tutti i social e quindi per me essere il presidente dei vetrinisti significa essere il presidente, sarei il papà di tutti quanti i vetrinisti e i visual che comunque fanno parte della nostra famiglia, quindi io invito tutti coloro che non ancora fanno, si vogliono iscrivere, possono partecipare, vogliono avere info, scriveteci, telefonateci, perché la famiglia possa diventare sempre più grande, sempre più internazionale, perché siamo stati anche nel Parlamento europeo, quindi siamo stati in Albania, quindi insomma tante parti, stiamo esportando tutto il mondo della vetrinistica a livello internazionale e vogliamo diventare sempre più grandi, ma più persone siamo, più obiettivi possiamo raggiungere, più vocazione vetrinistica e tutto quello che è la bellezza sicuramente possiamo fare. E saluto a tutta la presidenza, a tutti i consiglieri, tutti quanti veramente che ci stanno seguendo, che ci seguiranno. Io ti ringrazio infinitamente per l'entusiasmo che tu metti in tutto quello che fai, per l'impegno appunto in questa ripartenza anche attraverso questo tipo di eventi che mi rendo conto in questo momento sono particolarmente difficili da gestire, da organizzare per tutta una serie di norme, di regole che dovete, che bisogna, occorre rispettare per il rispetto della salute di tutti e poi soprattutto perché abbiamo bisogno di pensare positivo e col cuore, con la passione si arriva sempre molto lontano dal mio punto di vista. Assolutamente sì. Io ti ringrazio infinitamente per il tuo tempo, alla prossima. Segnare si può e grazie al cavalier Pasquarella per essere stato con noi. Grazie anche a te Ivana e a tutto il tuo staff, a tutta la regia e a tutti quanti voi. Grazie. Vi auguro una buona giornata. Alla prossima. Arrivederci. Arrivederci.